Abbiamo al telefono Carlo Rienzi, presidente Codacons. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, l'abbiamo contattata perché subito dopo l'annuncio di domenica del Premier, il Codacons si è levato e ha parlato di un provvedimento definito illegittimo e incostituzionale, in quanto tale impugnabile nelle competenti sedi. Quindi voi avete annunciato battaglia. Sì, perché loro vorrebbero inserire il canone nella bolletta perché non riescono a far pagare il canone a chi ha il servitore. Cioè, è come se, siccome molti negozianti non fanno lo scontrino fiscale, si facesse pagare questa tassa che dovrebbero pagare i negozianti a tutti i cittadini. È una cosa assolutamente assurda. Moltissimi ormai in Italia non vogliono vedere la RAI, non la vedono e vedono solo le televisioni private per le quali il canone non deve essere pagato. Quindi si tratta di un balzello che viene messo su tutti i cittadini per l'incapacità dell'amministrazione finanziaria della RAI di farsi pagare il canone da chi effettivamente lo deve pagare. Ecco, infatti abbiamo visto anche sulle prime pagine chi lo definisce una fregatura, chi addirittura proprio una vera e propria rapina. E tra l'altro anche Chicco Testa, presidente di Assoelettrica, ha detto noi siamo contro questa proposta, è un pasticcio, il consumatore non saprebbe più cosa sta pagando, noi non riusciremo più a fare il nostro mestiere, poi ci sarebbe anche il problema poi, dei non pagatori, dei morosi. Sì, vabbè, quello è un problema che ha sempre chi vende energia elettrica, quindi è un problema mal posto quello posto da Chicco Testa. Il problema non è quello che pone lui, è un problema di maggiore comodità dei suoi gestori, ma è un problema diverso di diritto costituzionale, cioè io non posso essere costretto a pagare un qualche cosa che non ho, che non uso, che non mi compete. Supponiamo una persona sorda e cieca, adesso faccio una battuta senza offesa ovviamente per chi ha queste menomazioni, che ha la luce e paga la televisione soltanto perché ha la bolletta elettrica, cioè, è assolutamente folle. Quindi voi appunto su questo darete battaglia, così come siete impegnati anche su un altro fronte, colgo l'occasione per chiedere il caso Volkswagen, come vi state muovendo? Avete chiesto di bloccare la circolazione dei veicoli che sono in qualche modo coinvolti nello scandalo? Ma purtroppo questi veicoli sono illegali perché quando i comuni ammettono, nei giorni in cui ammettono la circolazione solo degli Euro 6 o Euro 5, questi circolano non avendo i requisiti, quindi devono essere bloccati a tutela naturalmente dell'ambiente, della salute delle persone, non per un dispetto a chi ha avuto già una fregatura dalla Volkswagen e ne deve prendere un'altra. Noi Ecco, queste. abbiamo fatto ricorso di class action al Tribunale di Venezia, che è competente perché la sede della Volkswagen è a Verona, e stiamo ricevendo migliaia e migliaia di preadesioni da parte dei possessori delle macchine perché devono avere non solo la restituzione di quello che hanno pagato, la sostituzione della macchina, ma non devono subire un danno nemmeno per il fatto di dover lasciare la macchina 2 o 3 giorni per il richiamo quando sarà fatto il richiamo. È una cosa assolutamente ingiusta. Volkswagen deve pagare tutto. Ecco, quindi anche coloro che si vedranno magari bloccate il veicolo possono rivalersi in qualche modo tramite voi, tramite le associazioni dei consumatori sulla casa automobilistica. Certamente, andate sul sito www.codacons.it, lì ci sono le istruzioni per intanto segnalare il vostro caso con una scheda e essere pronti per entrare quando il Tribunale di Venezia dovesse ritenere ammissibile l'azione di class action, per entrare nel procedimento e avere un danno, un giusto danno riconosciuto a carico della casa automobilistica. Grazie a Carlo Rienzi, presidente Codacons. Grazie e buona giornata. Buon lavoro.